Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi, duplicazione in solo. Sapete che di solito Savix non porta le duplicazioni con le targhe uguali, ma siccome è uscito il sito per fare le targhe personalizzate, quindi potremo fare una trentina di targhe, è il caso di portare anche le duplicazioni con targhe uguali. Quindi requisiti CEO ragazzi. Una volta che abbiamo il CEO, ci serve anche il Festival Bus all'interno per buggarci. Se non ce l'abbiamo, può aiutarci anche un amico. Ci servirà il garage, questo qua da 50 posti, ragazzi. E poi ci servirà la ISI in qualsiasi garage. L'importante è che ci mettete la targa personalizzata prima di iniziare a fare il glitch. Quindi ragazzi, mettiamo la targa personalizzata al veicolo che vogliamo duplicare e una volta che abbiamo fatto ciò, possiamo iniziare a duplicare effettivamente. Come ci bughiamo? Ci bughiamo così. Chiamiamo il nostro Festival Bus, che ovviamente deve stare nel CEO, quindi se non ce l'avete nel CEO il Festival Bus, raga, chiedete a un amico che vi fa buggare. Anche se ce l'ha un vostro amico, è uguale. Salite sul Festival Bus col vostro amico e poi dite al vostro amico di rientrare il Festival Bus nel garage da dove lo state chiamando, come sto facendo io. Io l'ho chiamato dal piano 2 del CEO, quindi lo rinfilerò nel piano 2 del CEO. A questo punto, raga, apro il menu di pausa e dovrei unirmi ad Anahuac, ok? Dal menu di pausa non funziona, quindi userò il menu Xbox, ragazzi. Su Xbox Anahuac XS sta nel titano, quindi una volta che apriamo il menu Xbox facciamo partecipa su di lui, ragazzi. Accettiamo il primo messaggio e accettiamo anche il secondo messaggio. A questo punto saremo dentro il lavoro da titano e semplicemente quittiamo l'attività, ragazzi. Niente di più semplice. E una volta che siamo spawnati di nuovo in free mode, saremo già pronti, mezzi buggati per duplicare. Cosa dobbiamo fare adesso? Ci teletrasportiamo, ragazzi, alla nostra base operativa. Vi invito ragazzi a cercare il video dove ho postato per Xbox tutte le attività stunt per il teleport, tipo la base, autoraduno eccetera eccetera, che sono veramente veramente comode, soprattutto per fare questa tipologia di glitch, ragazzi. Quindi cosa facciamo? Una volta che siamo, ragazzi, qui dalla base operativa, entriamo all'interno della base e riusciamo subito. Perché questo? Perché dobbiamo sbuggare il menu del meccanico. Perché se andiamo a chiamare il meccanico senza entrare nella base prima, ragazzi, non ci risponderà. Quindi una volta fatto ciò, andremo a richiamarci la nostra ISI, quindi il veicolo da duplicare. Cosa dobbiamo fare adesso? Saliamo sulla ISI, raga, e come il gift card to friends in base, dobbiamo ribaltarci come facciamo con la scramjet, ok? Quindi ci mettiamo qua, raga, facciamo il salto con l'analogico sinistra e poi tendiamo a spingerla verso in avanti, vedete? Quando siamo in questa schermata, aspettiamo qualche secondo, dopodiché andremo ad accettare il messaggio. Se siamo rimasti, ragazzi, capottati come vi state guardando, vuol dire che avete fatto tutto correttamente. Quindi ci teletrasportiamo subito nell'attività più vicina al nostro garage da 50 posti. E una volta che saremo spawnati là, ragazzi, cosa facciamo? Andremo a rubare, ragazzi, un'auto del civile. Quindi prendiamo una qualsiasi auto del civile e la andiamo a inserire nel garage da 50 posti. Allora ragazzi, non so sinceramente se funziona anche con altri garage. Se volete provarci, scrivetemi nei commenti, ragazzi, sono grato di fissare poi il post. Quindi una volta che siamo all'interno, clicchiamo su piano B1, B2 o uguale, dove volete mettere la macchina la mettete, ragazzi, e cliccate A o X se giocate la play per entrare dentro il garage. Siccome, raga, siamo tutti buggati, cosa succederà? Ci farà praticamente vedere dall'alto il garage come state vedendo e la macchina sarà a posto. Cosa fate semplicemente? Andate a sovrascrivere su una qualsiasi auto che volete sacrificare che sta nel garage. E quando ci giriamo, sbadabam, ragazzi, la macchina che abbiamo usato per sovrascrivere diventerà la ISI. Ovviamente, ve lo ripeto, usate le targhe personalizzate e non vendete più
di due veicoli ogni 30 ore reali, ragazzi. È un consiglio, se non rischiate di prendere il blocco, assolutamente. Oppure vendete varie issi con varie targhe personalizzate, ragazzi. Poi le cancellate e le rifate, come volete voi. Comunque sia, questo glitch è un glitch per persone che magari al blocco non possono duplicare, perché magari hanno blocco vendite a una, e in questa maniera si fanno un po' di macchine veloci e in solo, ragazzi. Quindi adesso vi faccio rivedere cosa dovete fare per continuare a duplicare. Semplicemente dovete richiamarvi la vostra issi, ragazzi. Vi buggate, quindi saltate, tendete un po' in avanti, aspettate un po' qualche secondo sul messaggio, lo accettate, se siete cappottati vi teletrasportate più vicino possibile al garage, ragazzi. Una volta che siete fuori dal garage vi cercate un'auto del civile, una volta che avete cercato l'auto del civile la dovete sbattere dentro il vostro garage. Una volta che siete entrati nel garage selezionate il tipo di garage, ragazzi, e andate a sovrascrivere sulla stessa macchina oppure su un'altra macchina, e quando avete fatto la sostituzione sbadabam, raga, avremo la issi duplicata. Quindi lascia like, lascia un commento, supporta il canale, iscriviti se ti piacciono le esplorazioni, c'ho anche il secondo canale, lo trovate nella home, ragazzi, forse anche in descrizione. E alla prossima, sbadabam.